già la risposta. Okay. Wilde diceva che fare, dare risposte riesce a tutti, fare domande è l'atto geniale. Okay. Ok, I think we're all, everybody's almost seated. We can start a press conference. I give the floor to President Schulz. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Ministerpräsident Renzi. Es ist für das Europäische Parlament heute ein guter Tag gewesen. Ich möchte mich noch einmal bedanken für Ihre Rede zum Abschluss der italienischen Präsidentschaft. Ich möchte mich bedanken für diese Präsidentschaft, die unter schweren Bedingungen abgelaufen ist. Die Präsidentschaft hat, das haben Sie in Ihrer Rede freundlicherweise zu einem Kernpunkt gemacht, stattgefunden. Diese Präsidentschaft hat stattgefunden zu einem Zeitpunkt, als wir einen systemischen Wechsel in der europäischen Politik, im Institutionengefüge Europas vorgenommen haben. Sie haben selbst darauf hingewiesen, dafür bin ich Ihnen dankbar, dass die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das Europäische Parlament eine neue Dimension in der europäischen Demokratie darstellt. Ich möchte deshalb auch an diesem Punkt noch einmal eine Bemerkung machen. Der große Erfolg bestand nicht darin, dass das Europaparlament nach dem Wahltag das gesagt hat, was es vor dem Wahltag gesagt hat, nämlich, dass wir den Kommissionspräsidenten bestimmen wollen. Das war zu erwarten, das war keine Überraschung. Und dass Juncker oder ich, die beiden aussichtsreichen Kandidaten, den Anspruch erheben würden, durch das Parlament gewählt zu werden, war auch keine Überraschung. Und dass es im Europäischen Rat Widerstand gab von den Regierungen, das war auch keine Überraschung. Das ist das, was wir erwartet haben. Aber dass es am Ende eine Abstimmung gab, die 26-2 ausgegangen ist, und die Mitglieder des Europäischen Rates in einer Abstimmung mit 26-2 den Kandidaten des Parlaments akzeptiert haben, das war der große Wechsel. Daran waren Sie, Herr Premierminister, maßgeblich mit beteiligt. Das haben Sie auch heute noch mal zum Ausdruck gebracht. Dafür ist Ihnen das Europäische Parlament sehr dankbar, weil Sie damit Ihren eigenen Anspruch, die Demokratie in Europa für die Bürgerinnen und Bürger greifbarer zu machen, nachdrücklich unterstrichen haben. Dafür auch meinen persönlichen Dank. Ich möchte der italienischen Präsidentschaft danken für etwas, was mir zu kurz kommt in allen Debatten. Deshalb möchte ich das hier in dieser Pressekonferenz tun. Und ich würde Sie bitten, Herr Premierminister, das, was ich jetzt sage, an Ihre Dienststellen weiterzugeben. Ich habe mir ein Bild machen können im Mittelmeer von der Leistung der italienischen Küstenwache, von der Leistung der italienischen Marine, von der Leistung der Guardia di Finanza, was dort an humanitärer Hilfe passiert. Das kann man sich außerhalb dieses Gebietes nicht vorstellen. Ich habe mir das vor Ort angeschaut und ich muss Ihnen sagen, ich war tief beeindruckt, Soldaten zu treffen, Ihrer Marine, die mit Stolz nicht die Küsten ihres Landes militärisch verteidigen, sondern mit Stolz einen Anspruch der Europäischen Union erfüllen, nämlich Humanität zu praktizieren. Das hat mich tief beeindruckt. Und ich finde, dass man Italien dafür auch mal einen Dank abstatten muss. Klar haben wir unterschiedliche Auffassungen, auch unter den Ministern, über die Frage der Burden-Sharing-Methodik. Natürlich haben wir unterschiedliche Auffassungen über die Frage, wie wir mit dem Migrationsproblem umgehen sollten. Aber eine Sache ist für mich völlig klar. Und das war auch während der italienischen Präsidentschaft so. Italien ist ein Land, das vor allen Dingen einen humanitären Anspruch definiert, den wir umzusetzen haben. Und ich finde, das gereicht Ihrem Land und Ihrer Präsidentschaft sehr zur Ehre. Ich will eine letzte Bemerkung aus unserer Sicht machen. Wir werden im Follow-up zu Ihrer Präsidentschaft über die Frage der Flexibilität reden. Im Europäischen Parlament findet der Ansatz, dass wir die Kombination zwischen nachhaltiger Haushaltssanierung einerseits, aber den Möglichkeiten zu strategischen Investitionen andererseits, dass wir diese Kombination brauchen,
Das findet im Europaparlament große Unterstützung, große Resonanz. Und Sie haben in Ihrer Präsidentschaft deutlich gemacht, dass das die Linie Italiens ist. Ich hoffe, dass jetzt im Follow-up Ihrer Präsidentschaft das auch zur Politik der Europäischen Union insgesamt wird. Abschließend noch einmal vielen Dank, nicht nur an Sie. Hier sind eine ganze Reihe Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe Sandro Gozzi hier in der ersten Reihe sitzen. Ich sehe Ihren Botschafter hier sitzen. Eine solche Präsidentschaft läuft ja nicht nur im Palazzo Chigi ab. Die läuft auch ganz stark eben in den Brüsseler Sitzungssälen ab. Die läuft ganz stark in der Kooperation in den Ministerräten ab. Ich möchte Ihrer Regierung ein großes Kompliment machen. Die hat einen sehr, sehr kompetenten Eindruck hinterlassen. Und deshalb auch an alle Damen und Herren der italienischen Vertretung, der Regierung insgesamt unser großes Dankeschön für diese erfolgreiche Präsidentschaft. Dankeschön. Premierminister, bitte. Non credo di avere molto da aggiungere. Sono io che ringrazio il Presidente Schulz, tutte le istituzioni, anche a nome del Ministro degli Esteri, del Sottosegretario alla Presidenza, del Sottosegretario alle Politiche Comunitarie, a tutti i rappresentanti delle istituzioni, a partire dall'ambasciatore rappresentante presso la sede di Bruxelles delle istituzioni europee. Ho parlato anche troppo. Adesso, se ci sono delle domande, volentieri. Se invece non avete voglia di fare domande, torniamo subito in Italia. Non vorrei disturbare troppo il vostro tempo. Non avevo dubbi che ci fosse qualche domanda. Mr. Caizzi, please. Allora, Ivo Caizzi del Corriere della Sera. Presidente, chi ha seguito il dibattito due ore ha sentito tutto il positivo e il negativo che c'era più o meno da dire, quindi non voglio tormentarla ulteriormente, lei ha replicato praticamente quasi su tutto. Ha fatto anche un po' di autocritica su certi punti specifici. Non l'ha fatta però, mi sembra in modo chiaro, su tre elementi che erano fondamentali nella sua presidenza e nell'Italia come paese. Crescita. Dove arrivare siamo in recessione. Occupazione, doveva migliorare la situazione e siamo ai record storico negativo. Consolidamento di bilancio, quindi debito pubblico. Ieri il ministro Padoan ci ha detto candidamente che quest'anno aumenta, ma aumenterà anche il prossimo. Dovrebbe diminuire nel 2016, discorso che noi abbiamo sentito da tanti ministri, che il debito scenderà tra un anno, tra due anni, poi non scende mai. Nonostante un contesto favorevole, perché noi abbiamo, per un paese come l'Italia, petrolio presso dimezzato, abbiamo debito pubblico che ha un costo quasi azzerato dai bassissimi tassi di interesse, adesso c'è anche un euro abbastanza debole. Nell'ambito di questa autocritica, la mia domanda è questa. Lei, anche perché lei tra un mese fa un anno, diciamo, finisce il suo primo campionato da primo ministro, ha intenzione di continuare così o magari è il caso di rivedere la squadra di governo nei portafogli economici, soprattutto inserendo, diciamo, dei giocatori più forti, c'è sempre del meglio, no? Un giocatore più forte in grado di produrre risultati, perché se questo fosse un campionato di calcio, lei alla fine del primo campionato non può portare questi risultati. Caizzi, sono molto sorpreso dalla sua domanda, sia per il tono che per la sua grande esperienza europea. Immaginavo che ella avesse un'idea di Europa un pochino meno provinciale di quella che invece hanno molti miei colleghi politici, e invece anche lei la butta sulle questioni nazionali. Devo dunque risponderle nel merito, punto su punto. Primo punto, ci sono molte cose che sono andate bene in questo semestre. Sì, oggettivamente. Sono state riconosciute anche dall'altra parte. Mi ha sorpreso. Paradossalmente nel dibattito in tanti hanno detto il Presidente del Consiglio non ha sottolineato che questo risultato positivo è stato ottenuto o che quest'altro risultato è stato ottenuto. Quindi dovendo concludere il semestre che, come lei meglio di molti altri sa, riguarda l'Europa, la guida dell'Europa, dico che sono stati fatti dei passi in avanti importanti. Poi io esprimo delle valutazioni politiche. Ovviamente più o meno condivisibili, magari qualcuno di voi le condivide, altri no, ma fa parte del gioco tra di noi e anche del vostro fondamentale ruolo avere opinioni diverse. Io esprimo un'opinione, cioè che se quello che si è fatto in sei mesi per la flessibilità e per gli investimenti si fosse fatto non negli scorsi sei mesi ma negli scorsi sei anni, oggi l'Europa non sarebbe vicina alla deflazione.
Esprimo dunque una valutazione di merito sul fatto che si potesse fare di più in passato. Poi per carattere e anche per vocazione, chi fa politica non può essere soddisfatto mai. Per cui ho sottolineato alcuni punti su cui io non sono soddisfatto. Non sopporto gli ipocriti e coloro i quali, che pieni di retorica, fanno l'elenco di tutte le cose positive e si dimenticano di dire le cose negative. La cosa negativa per me, la più grande, è il made in, perché il Parlamento europeo, presidente Schulz, anche se era la scorsa legislatura, ha approvato un atto importante sul made in e il Consiglio non vuole andare avanti. Ne abbiamo discusso in tutte le sedi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Si può discutere del TTIP. Abbiamo ottenuto la declassificazione dei negoziati sul TTIP, è un fatto positivo. Certo, per fare l'accordo bisogna essere in due, anzi no, bisogna essere 28 più 1 in questo caso, quindi bisogna essere in 29 e l'elenco potrebbe continuare. Ma io do un giudizio davvero molto interessante di ciò che sta avvenendo in Europa. Soltanto uno sguardo privo di aderenza alla realtà può negare che in Europa qualcosa si muove. Galileo direbbe pur si muove, visto che abbiamo citato Dante. Bisogna capire se questo sarà sufficiente, la direzione è senz'altro giusta e lo diranno i prossimi mesi, per cui un bilancio delle scelte che sono state fatte in questo semestre produrrà frutti da qui ai prossimi anni, vedremo e discuteremo. Poi lei ha posto una serie di questioni italiane che, mi permetta di dire, sono questioni che richiedono molta attenzione e forse un atteggiamento leggermente meno superficiale. La disoccupazione è un problema? Sì. Per questo facciamo il Jobs Act, che entra in vigore nel 2015. Ma si poteva fare negli anni passati la riforma del lavoro? Ho capito. Noi rispondiamo per quello che abbiamo fatto. In 10 mesi il Jobs Act è diventato legge, superando tabù ideologici come quello dell'articolo 18 e dando per il 2015 la possibilità di assumere a tempo indeterminato a tutti gli imprenditori che vorranno investire, avendo l'azzeramento dei contributi per 3 anni e la possibilità di detrarre, questo vale anche per gli altri, il costo del lavoro dall'IRAP. Ma bisognava tornare alla crescita. Le do i dati degli scorsi anni. Mentre l'Europa andava benino, non bene, l'Italia ha fatto nel 2012 meno 2,3%, nel 2013 meno 1,9% e l'Europa cresceva. In quest'anno si è bloccata anche l'Europa, purtroppo, perché quelli che dicono mal comune e mezzo gaudio non si rendono conto di quanto invece sarebbe importante che tornassero a crescere con più forza gli altri paesi. Oggi l'Italia ha meno 0,4, aspettiamo i dati finali, per il 2014, e noi siamo convinti che tornerà il segno più dal prossimo anno. Si è ridotto questo gap, non ancora in modo soddisfacente, non c'è ombra di dubbio. E da questo punto di vista il sostanziale blocco della caduta degli occupati, 1 milione di posti di lavoro in meno in 6 anni, bloccato nell'ultimo semestre, non è che un elemento di stop che non può soddisfare nessuno. Bisogna capire se, come noi speriamo, è l'inizio della ripartenza. È chiaro che in questo saremo agevolati per i prossimi mesi dal lavoro fatto sul costo del denaro, sull'euro e anche dalla situazione del petrolio. Io credo che siano 3 elementi che possono portare ragionevolmente più forza alla crescita, peraltro ancora molto timida, che immaginiamo che ci sia. Attribuire la responsabilità ai ministri economici del nostro governo è, lo dico con grande rispetto, poco più che una barzelletta. E quindi rispondo in modo molto netto alla sua domanda dicendo la squadra è questa. Poi, quando, forti dell'esperienza europea, i corrispondenti da Bruxelles ci aiuteranno, per i loro colleghi italiani, a ricordare che il campionato dura una legislatura e non un anno, perché questo dovremmo abituarci a fare, cosa che non siamo abituati a fare, vedremo se alla fine del campionato saremo in condizioni di aver messo qualche segno più o no. Io sono molto convinto, e finisco chiedendo scusa a Martin per questa lunga introduzione italiana, però
giustamente posta dalla domanda legittima di Caizzi, che pure ha avuto modo di esprimere le sue valutazioni sul semestre. Scherzando prima gli dicevo che non condividevo la sua valutazione nel corso di un intervento sul Corriere, o forse sulla parte economica del Corriere, se non vado errato. Dicevo, per concludere, che ci sono dei segnali che dovrebbero farci riflettere. Uno è quello che dicevo alla fine, rispondendo ai deputati 5 Stelle, che dicono: le famiglie si stanno impoverendo. Raccontiamo la verità dei fatti. L'Italia ha, sì, come ha detto Maltese, il terzo debito pubblico, ma il più grande risparmio privato d'Occidente, se non del mondo. E perché questo accade? Perché l'Italia come paese può essere considerata in difficoltà, ma gli italiani stanno meglio dell'Italia? Perché? Perché c'è una cultura oggi che tende a agevolare il risparmio, cosa importante, tanti altri paesi vorrebbero avere il nostro risparmio, ma lo fa non per una precisa e consapevole scelta economica, lo fa per paura, perché ha il timore di ciò che accade domani. Ritornare a un clima di confidenza, di fiducia, in Italia è una grande sfida culturale, prima ancora che economica. Se saremo in grado di vincere questa, io continuo a pensare che la seconda manifattura d'Europa, con un export che vola, con dei dati di surplus primario che non ha nessuno, siamo alla pari con la Germania come striscia positiva di anni in termini di surplus primario. Questi dati portano a dire che l'Italia ha un grandissimo futuro davanti, sempre che gli italiani tornino a crederci, e questa è la grande sfida dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Io sono molto ottimista. Grazie. Signora Gabriele, poi Lorenzo. Merci, Fernanda Gabriel, de Televisão Portuguesa. J'ai une question pour les deux sur les élections en Grèce. Dans deux semaines, il y aura des élections en Grèce. Il y a beaucoup d'Européens, de leaders européens qui ont été très critiques sur un éventuel arrivée au pouvoir de Syriza. Il y a les banques américaines qui ont ressorti le plan qu'ils avaient il y a deux ans pour faire face à une sortie éventuelle de la Grèce, de la monnaie unique. J'aimerais un commentaire de vous sur la façon comment vous voyez cette évolution et la façon aussi comment vous voyez ces critiques de certains leaders européens sur les élections dans un État membre. Merci. Je me suis exprimé à plusieurs reprises aussi à Bruxelles et en Allemagne sur les mêmes questions. Le principe de la souveraineté nationale inclut surtout la souveraineté d'un peuple de décider sur son sort. Et il faut qu'on sorte les cloches d'alarme. Dès en Grèce, les gens ont l'impression que leur vote n'est pas une expression de leur souveraineté nationale, mais que le sort de ce pays se décide soit à Bruxelles, soit à Berlin. On lance un programme de recrutement pour exactement ces gens qu'on n'a absolument pas besoin actuellement. Ce sont surtout les ultranationalistes, mais c'est certainement inadmissible que pendant une campagne électorale, on crée des menaces pour les électeurs. Ça, c'est une folie. Aucun autre pays accepterait ça. Imaginez-vous qu'au Portugal ou en Italie, on vote et on a un tel débat à Bruxelles ou à Berlin. Inimaginable. Ou on vote en Allemagne et en Italie, on dit, mais si les Allemands votent comme ça, on tire des conséquences. C'est peut-être faisable dans le Champions League, mais avec Lukas Podolski chez Inter Milan, mais c'est... Moi, je suis de Cologne, donc avec Podolski, Inter va regagner l'importance européenne qu'elle a eue à l'époque. On va vous aider. Ça, c'est faisable dans le football, mais pas dans la politique. Donc, les banques américaines, en ce qui concerne le gouvernement à Athènes, qui que ce soit le prochain Premier ministre de la Grèce, selon les sondages d'aujourd'hui,
Il n'a pas de majorité seul. Il faut former un gouvernement de coalition. C'est toujours un compromis à l'intérieur et chaque gouvernement ensuite doit faire des compromis à l'extérieur. Donc ce qui va se passer, c'est un double compromis. Tout d'abord un compromis à Athènes, ensuite un compromis, comme d'habitude, sur le niveau européen. Donc conseil de ma part, attendons jusque le peuple grec a exprimé son volonté. Je suis d'accord avec Martin. Podolski, à part parce que je suis un supporter de la Fiorentina, pas de l'Inter, mais j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont très heureux pour la décision de Podolski, Graziano Del Rio, Armando Verricchio. Je pense que j'ai défendu l'idée que personne ne peut parler des peuples qui vont voter. Donc je suis absolument d'accord. Lorsque, il y avait quelques polémiques en Europe, à Bruxelles, ou dans les capitales, dans les villes d'autres pays, à propos de l'Italie, j'ai défendu la liberté de mon pays, de mon citoyen, de parler, de s'expliquer, de décider à propos des élections. Et aujourd'hui, je vais respecter beaucoup la décision du peuple grec. Nous allons y voir. La Grèce, pour nous, c'est un symbole de liberté, c'est un symbole de culture. Je pense que la culture sera la clé du changement de prochaine année en Europe et dans le monde. Donc, je pense que c'est très important de donner la liberté aux citoyens grecs de la Grèce de décider et nous allons vérifier après. Sì, sono consoli di Ask News, Presidente. Volevo chiedere una cosa, cambiando completamente e tornando anche sui temi europei. Ne ha parlato il Presidente Schulz e chiedo anche al Presidente Schulz di rispondermi sulla questione dell'immigrazione e i risultati della presidenza semestrale. C'è stata una polemica sul fatto che la sostituzione di Mare Nostrum con Triton in realtà doveva servire a frenare anche il flusso di immigrazione clandestina e la risposta che è stata data dai trafficanti è spaventosa, cioè loro hanno cominciato a lanciare delle navi intere piene di clandestini, per cui non è per niente diminuito il flusso. C'era stata una polemica molto, molto sorda, molto sotto la scena, diciamo, con l'Europa che accusava l'Italia di avere creato un pull factor, un fattore di attrazione con Mare Nostrum perché salvava la gente anche a ridosso delle acque territoriali libiche. Adesso, dopo quello che è successo, dopo quello che sta succedendo, che cosa pensa di fare l'Italia e cosa pensa anche il Presidente Schulz rispetto al modo in cui vengono sorvegliate le coste, rispetto al fatto che il salvataggio in mare debba o non debba continuare anche al di là dei limiti posti all'operazione Triton. E poi, se posso, un'altra cosa molto molto breve, sul piano investimenti, se l'Italia conta di dare soldi anche al piano investimenti, non solo ai progetti locali, visto che adesso si va verso probabilmente questa clausola di flessibilità che scorporerà gli investimenti. Grazie. Je réponds en français, si vous voulez. Je répète ce que je lis au début de notre conférence. Je trouve absolument inadmissible et inacceptable qu'on critique l'Italie. C'est une sorte de bouc émissaire. Ce que l'Italie a fait pendant l'opération Mare Nostrum est un honneur pour le pays. Certainement, Triton a l'objectif d'aider et de prévenir, mais soyons honnêtes, ni Mare Nostrum ni Triton suffit pour résoudre le problème. Nous avons, vous connaissez mon opinion depuis très longtemps, nous avons souvent en discuté, on a besoin
un cadre légal pour l'immigration en Europe. Ça veut dire qu'on a besoin d'un compromis européen pour un système d'immigration légale. C'est le meilleur moyen pour limiter le trafic humain. Nous poussons systématiquement les gens dans les bras des trafiquants parce que nous n'avons pas un système de l'immigration légale en Europe. Toutes les grandes régions d'immigration dans le monde ont les lois d'immigration. Les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Amérique latine. Le pape, quand il était ici, nous a rappelé qu'il est, lui, le fils d'un immigré italien en Argentine qui est immigré légalement dans les pays. Et il ne faut pas se tromper. L'Europe a, dans un temps prévisible, autour de 2040, 4% de la population mondiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que les 96 autres ont un accord entre eux d'aller partout dans le monde, mais pas en Europe? C'est une illusion. L'Europe est un continent d'immigration qui n'a pas les instruments légaux pour mettre ordre dans cette immigration. Nous avons besoin, certainement, d'un système de la protection temporaire amélioré, parce que la pression monte. Je rappelle tous ceux qui regardent sur le scénario comme il est, qu'on a pendant les années 80 des réfugiés libanais en Europe, pendant la guerre civile au Liban, qui étaient en France, aussi en Allemagne, qui sont rentrés dans leur pays après la guerre était terminée, en reconstruisant leur pays. J'espère que les Syriens chez nous peuvent faire la même chose dans un temps prévisible, mais entre-temps, il faut qu'on donne la protection temporaire à ces gens. Ce sont des gens qui sont en Europe, mais qui ne veulent pas immigrer, mais qui cherchent la protection de l'Europe. Et finalement, il faut, non négociable, un système efficace de la protection pour les réfugiés politiques qui cherchent l'asile. Aussi, une observation ici. Parmi ceux qui cherchent l'asile chez nous, il y a beaucoup qui sont des membres des gouvernements démocratiques de la future. L'Europe est bien conseillée de leur aider. Donc, je me souhaiterais un peu plus d'engagement dans cette direction. Là, le gouvernement italien est toujours de notre opinion, était toujours de notre opinion. Donc, aucune critique pour l'Italie. Je répète ce que j'ai dit au début sur Mare Nostrum et Triton. Il y a un dernier élément que je veux soulever, c'est de temps en temps, moi, j'ai le sentiment que nous avons eu beaucoup de l'argent pour aider des États qui avaient des gouvernements assez doutables. Je me souhaiterais que nous soutenions avec le même engagement et moyens financiers les gouvernements démocratiques en Tunisie, par exemple. S'il y a le désespoir et la misère, ça n'arrête pas aux ordres publics. Si la corruption est un moyen pour survivre, il y a la corruption. Et la corruption est un élément considérable dans la lutte contre les trafiquants. Donc, l'Europe doit approfondir sa coopération avec les États du nord de l'Afrique et aussi de quelques États au Proche-Orient pour maîtriser cette lutte contre les trafiquants. Non ho molto da aggiungere rispetto alle considerazioni di Martin, mi limito a segnalare quanto segue. Due punti a capo. Uno, è fondamentale affrontare il dossier Libia. Voi direte, ma cosa c'entra? Stiamo parlando di Mare Nostrum. Fatto 150.000 il numero, più o meno, di persone che sono entrate in Europa nel 2014, oltre il 90% viene dalla Libia. Non è libico, ma viene dalla Libia. E io credo che l'Occidente abbia anche una qualche forma di responsabilità verso quel paese.
L'Italia sta lavorando a fianco delle Nazioni Unite, sta sostenendo ogni tipo di sforzo che punti al dialogo e alla conclusione della difficilissima transizione in atto, ma senza un lavoro in Libia ogni valutazione corre il rischio di assomigliare a quello che guarda il dito anziché la luna. Ci sono poi delle piccolezze, io per esempio non sono convinto che siano cresciuti dal 1 novembre ad oggi gli sbarchi. Potrei però dirle che non siamo in condizioni ancora di fare una verifica perché, stante le diverse condizioni climatiche, gli sbarchi di maggio e giugno sono diversi da quelli di novembre e dicembre. Quindi fai difficilmente un benchmark, diciamo, su anno su anno. Però il punto è quello che è stato più volte evidenziato dai nostri ministri, dalle nostre forze. Lasciatemi dire che sono orgoglioso di un paese che comunque interviene per salvare delle vite umane. Lasciatemi dire che, come ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano nel discorso di fine anno, c'è emozione quando pensi a una giovane donna della nostra Marina che fa nascere un bambino a bordo di una di queste navi proprio nei giorni di Natale. C'è emozione e commozione pensando alla straordinaria professionalità delle donne e gli uomini del nostro paese in mare, anche quando non intervengono in fattori come quello che ricordavamo di immigrazione clandestina, ma intervengono in fasi di salvataggio, come è avvenuto a cavallo tra Natale e il primo giorno dell'anno nel mare greco prima, albanese poi, e poi in generale nel mare Adriatico per la vicenda drammatica di Norman Atlantic. Rispetto agli investimenti, vedremo. Noi consideriamo oggettivamente una novità che vi sia un piano degli investimenti e che vi sia una comunicazione sulla flessibilità. Io me le ricordo le facce a Ypres, quando ne abbiamo discusso, era giugno 2014, non erano 20 anni fa, erano 6 mesi fa. Io mi ricordo certi toni della replica al mio intervento del 2 luglio qui, semplicemente perché osammo parlare di crescita e di investimenti. Io so che in questi mesi si è fatto molto, tant'è che credo che siamo all'ultima domanda perché dobbiamo scappare a finire le riforme costituzionali in Italia. Come sapete, è in corso la discussione in queste ore, credo ci siano stati anche dei voti anche segreti che sono andati bene, ma quello che per me è fondamentale è che il passo in avanti di cambiamento oggettivo adesso si è verificato. Io ancora non ho letto la comunicazione sulla flessibilità, tocca al collegio presentarla, non so ancora nel dettaglio come si strutturerà il piano degli investimenti. L'Italia è pronta a fare la propria parte, ho detto a Jean-Claude Juncker che siamo pronti ad essere anche generosi in questo, come l'Italia è sempre stata generosa verso l'Europa, perché lo dico in particolar modo ai concittadini, questa storia che noi andiamo in Europa a farci salvare. Per il momento abbiamo messo i soldi noi, come è giusto che sia, essendo un grande paese. Per il momento abbiamo salvato le banche degli altri paesi con i soldi italiani. Perché deve essere chiaro questo, non essendo forse chiaro talvolta anche ai colleghi. L'altro giorno mi ha fatto: ma quanto hai ricevuto te col sistema bancario italiano? Mi ha detto un autorevole collega dall'Europa. No, guarda, ci siamo capiti, noi siamo quelli che gli hanno messi i soldi, non che li hanno presi. In questo scenario dico, vedremo, l'Italia è pronta a fare la propria parte, ma ancora è presto per valutare. Quello che trovo importante è che si superino certe incongruenze pazzesche che sintetizzo così. Se io devo spendere bene i fondi europei e per farlo ho bisogno del cofinanziamento, perché dobbiamo far sì che si spendano bene i soldi, che le regioni italiane, specie del sud, spendano bene i soldi, e noi con il sottosegretario Del Rio stiamo intervenendo portando via i denari che non sono spesi o che si pensano che possano essere spesi male. Quindi noi abbiamo cambiato totalmente la linea, siamo molto più da questo punto di vista centralisti e decisionisti. Ma se per spendere questi soldi ho bisogno di un cofinanziamento dei fondi europei, trovo naturale che questo cofinanziamento possa essere, come dicono quelli bravi, nettizzato dal patto, possa essere cioè liberato dal computo del patto di stabilità almeno fino a una certa percentuale. Vediamo quello che accadrà nelle prossime ore, decideremo. Finito qui? No?
Un'altra? We can. We really have to. I can't take everybody. Please don't worry. Martin, stay here. I can take two more questions. Really, we have to put the foot on the accelerator now. And molto brevemente, Herr Rogal und dann David Carreta. Ja, danke. Nur ganz kurz eine Frage an den Herrn Präsidenten. Angesichts der Ereignisse in Paris, meinen Sie, dass das Parlament sich bewegen sollte bei PNR? Sie kennen meine persönliche Meinung. Ich war für die Ratifizierung von PNR. Ich habe das ja auch klar zum Ausdruck gebracht. Ich bin ja im Rat von bereits im vergangenen Monat, ja, im Dezember war, im Rat von allen Regierungschefs aufgefordert worden, hier im Parlament die Fraktionsvorsitzenden noch einmal mit dem Thema zu befassen. Ich gehe davon aus, dass Donald Tusk heute Nachmittag in seiner Rede das Thema erneut ansprechen wird. Ich will ja noch mal für mich persönlich sagen, als simples Mitglied dieses Hauses war ich für diese Ratifizierung. Ich habe die Überweisung an den Europäischen Gerichtshof nicht für den richtigen Vorgang gehalten. Ich sage Ihnen ganz kurz, warum ich das so sehe. Wir übertragen zurzeit bereits die Daten nach Kanada ohne besondere Regelungen. Aber die Fluggastdaten werden übertragen. Wir haben mit dem Abkommen die Möglichkeit verbesserter Kontrollen und verbesserten Datenschutzes und verkürzter Speicherkapazitäten. Das habe ich für einen Fortschritt gehalten. Es gibt viele Kollegen, denen ist das nicht genug. Die wollen mehr. Ich glaube, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt das herausverhandelt haben, was herauszuholen ist. Das ist meine persönliche Meinung, aus der ich hier auch keinen Hehl mache. Das kennen meine Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich werde natürlich für meine Position hier werben. Ich habe, glaube ich, einen gewissen Einfluss im Haus. Ob das am Ende dazu reicht, dass zu einer Korrektur führt, weiß ich nicht. Aber meine persönliche Meinung ist die, ganz sicher wird das Haus sich mit dem Thema noch mal befassen. Danke. David, und dann ist Schluss. David Carreta, Radio Radicale. Due rapide domande. La prima sulla fine di al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la prima sulla fine della presidenza europea. Due mesi fa aveva detto sarò più libero di condurre le mie battaglie in Europa. Oggi il Presidente del Gruppo Popolare Weber ha detto poniamo fine al dibattito ideologico con la comunicazione sulla flessibilità, il piano degli investimenti. Cosa farà in Europa da domani? E poiché domani dovrebbero esserci le dimissioni del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e inizierà a pensare anche a questa questione, ritiene che serva una figura con un profilo europeista internazionale come quello di Giorgio Napolitano o altri fattori come la novità o altro debbono prevalere? Grazie. Chiedo scusa ai colleghi delle altre testate, volevo ringraziare il vostro collega di Radio Radicale per fare un messaggio che è un messaggio personale per alcuni aspetti ma anche politico-istituzionale che ha un senso a Bruxelles. Proprio ieri dalle onde di Radio Radicale Emma Bonino ha annunciato una sua battaglia, forse la battaglia più difficile della sua vita, vorrei che tutti noi le rivolgessimo un pensiero, un grande abbraccio, io perlomeno lo faccio con... visto che l'hashtag è Forza Emma, utilizzo la sua domanda per utilizzare Radio Radicale tutti voi per dire un abbraccio a Emma Bonino, per dare un abbraccio a Emma Bonino in questo momento. Rispetto alle due questioni, io sarò più libero, sì, perché quando fai il presidente di tutti devi avere anche un certo aplomb istituzionale che tutti i collaboratori hanno sempre riconosciuto in questi passaggi. Quindi è del tutto evidente che la battaglia per un'Europa più forte, ma contemporaneamente più leggera in termini di burocrazia, sarà una battaglia che continuerò a fare, che continueremo a fare e che faremo con ancora maggiore determinazione. E io sono assolutamente certo che questa battaglia sarà una battaglia da fare all'insegna dell'approccio italiano all'Europa. Me colpisce che nel dibattito di oggi molti dei toni delle opposizioni italiane siano toni che non ci sono quando parlano altri leader europei. Soltanto a casa nostra abbiamo la tendenza a utilizzare le istituzioni internazionali come palcoscenico per le divisioni interne. Ed è un'immagine che naturalmente non svilisce l'Italia, che è molto più forte di queste piccinerie,
ma svilisce coloro i quali pensano di poter rappresentare il nostro paese in modo negativo. Ecco, io non consentirò a costoro di rappresentare l'Italia per quella che non è, un paese finito. Loro vogliono far credere in Europa che l'Italia sia finita, sia andata. Noi invece dobbiamo far credere che la flessibilità, come è vero, serve a far investire di più nel domani delle istituzioni europee, oltre che italiane. Rispetto al Quirinale, io ho fatto un omaggio al Presidente della Repubblica. Mi ha fatto molto piacere vedere come i colleghi che hanno lavorato con lui al Parlamento europeo abbiano fatto sentire la propria vicinanza e il proprio affetto. Giorgio Napolitano è stato, oltre che un grande Presidente della Repubblica, un grande parlamentare europeo. Quando arriverà il momento, nelle prossime ore, da quello che possiamo immaginare, di considerare concluso il suo servizio come Presidente della Repubblica, conoscendolo vi posso garantire che sarà comunque un grande servitore dello Stato come senatore a vita, e continuerà a dare il proprio contributo, non mancherà di far sentire la sua voce anche sui temi del dibattito europeo. Segnalo che una delle iniziative più importanti, non fatta all'interno dell'azione del governo, ma fatta dalla Presidenza della Repubblica in questo semestre, è stato il dialogo col Presidente Gauck e con le associazioni italo-tedesche, italiane e tedesche, sui temi del rapporto storico tra Germania e Italia, che è un tema affascinante e interessantissimo. Chi verrà dopo il Presidente Napolitano lo vedremo, mi sembra prematuro discuterne. La Costituzione definisce un profilo di Presidente della Repubblica, di un arbitro saggio. Il Presidente della Repubblica non è il giocatore di una delle due squadre, come accade invece all'interno di altri ordinamenti istituzionali. Nel sistema italiano, come in quello tedesco e in altri, il Presidente è un arbitro che ha rilevanti responsabilità nella vita quotidiana, che ha rilevantissime responsabilità in alcuni momenti storici, e quindi come tali noi dovremo individuare una personalità di grande livello. Non credo che però sia questa la sede in cui iniziare a parlarne. Questa è la sede per esprimere una volta di più la gratitudine, non solo mia o del governo, ma mi fa piacere sottolinearlo, dei molti parlamentari europei, oltre che credo anche per motivi personali di Martin, che ci ha lavorato gomito a gomito in alcuni anni proprio qui a Strasburgo e a Bruxelles, nei confronti di un presidente che ha sempre immaginato l'Europa come un luogo per la politica con la P maiuscola e un luogo nel quale sconfiggere la demagogia. E da questo punto di vista credo che quella di Napolitano sia anche a livello europeo una legacy particolarmente importante. Ich würde Ihnen gerne einen Satz noch sagen, in Ergänzung zu dem, was der Herr Premierminister gesagt hat. Wäre auch dankbar, wenn Sie das an Emma Bonino übermitteln. Ich nehme diese Gelegenheit, auch Emma Bonino war ein Mitglied dieses Hauses, das einen enormen Beitrag zum Erfolg des Europäischen Parlaments geleistet hat. Und wir drücken ihr die Daumen. Und zu Giorgio Napolitano möchte ich Ihnen einen Satz sagen. Ich habe das Privileg gehabt, mit Giorgio Napolitano hier zusammenarbeiten zu dürfen, 5 Jahre lang. Ich war während der Zeit, als Giorgio hier Abgeordneter war, der stellvertretende Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion in dem Bereich, in dem Napolitano arbeitete, als Vorsitzender des Verfassungsausschusses. Ich war in meiner Fraktion für diesen Bereich zuständig. Ich habe mit Giorgio Napolitano in dieser Zeit eine persönliche Freundschaft schließen können, die für mich zum Wertvollsten gehört, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ich glaube, man muss vorsichtig sein, aber wenn man die 150-jährige Geschichte der Italienischen Republik sieht, hat es sicher größere Herausforderungen für das Land gegeben als in den letzten 10 Jahren. Aber in diesen letzten 10 Jahren gab es Herausforderungen für das Land. Und ich glaube, wenn es eine Figur gab, die den Herausforderungen für Italien gerecht geworden ist, dann war es ganz sicher Giorgio Napolitano. Und damit, glaube ich, ist eine historische Figur in der italienischen Geschichte heute schon. Thank you, everybody. My apologies for those who didn't get a chance to ask their questions. I just wanted to highlight that tonight you're invited to pay tribute to the victims of the attack in Paris at an occasion
organized by DG Com in Salon C01 at 7 o'clock. Thank you very much.